Luigi Musseri per Radio Catanzaro Centro e Catanzaro Web TV. Abbiamo qua con noi a Catanzaro Lido Angelica del Grande Fratello, che trovo in perfetta forma, bellissima come sempre d'altronde, una grande accoglienza, tanta gente questa sera qua a Catanzaro Lido. Come vedi questo pubblico che ti accoglie così festosamente? Io amo tutte queste persone perché sono quelle che mi hanno fatto sempre lavorare da quando sono uscita dal Grande Fratello, e senza di loro io non sarei nessuno, perché nessuno mi chiamerebbe per fare questi eventi. E sono felice perché anche dopo un anno e mezzo che è finito il mio Grande Fratello ho un riscontro molto grande nella gente, ancora vengo tanto riconosciuta e mi vogliono ancora tanto bene, ed è una cosa bellissima. Soprattutto è bello per una donna avere tanti fan donna e non avere solo maschietti, ma stare simpatica anche alle donne, che è la cosa a cui tenevo di più. Com'era Angelica prima del Grande Fratello e com'è adesso? Molto cambiata, molto, perché il Grande Fratello mi ha indurito molto, mi ha fatto anche tanto crescere. Ho imparato a incassare e soprattutto a reagire, perché prima non incassando non reagivo neanche, vivevo in un mondo abbastanza non facile, però un po' più morbido, no? E quindi adesso che invece mi sono scontrata con tante critiche, con tanto amore ma anche con tante critiche, mi sono fatta più forte. E Angelica come sarà domani? Angelica vuole essere esattamente come è oggi, domani, magari professionalmente più formata e lavorativamente più attiva. Se ci fosse la possibilità di rifare il Grande Fratello, lo rifaresti? C'è stata la possibilità, io potevo rientrare quest'anno in qualsiasi momento, ma non ho voluto, non lo rifarei, perché è un'esperienza unica e tosta. E il mio Grande Fratello è stato uno, è stato bello, è stato lungo e basta quello. Se avessi vinto i soldi, cosa ne avresti fatto? Sicuramente la metà ne avrei investiti, come ho fatto comunque con quelli che ho guadagnato in serate, in trasmissioni, li ho investiti. Una parte li ho messi per un lusso a cui tengo molto, che è il Villa Bow Village. Per i cani, perché io non riuscirei a immaginare una vita senza cani. Vivo per loro, anche in parte il Grande Fratello l'ho fatto per loro, per essere un pochino più personaggio, attirare più gente e sensibilizzarla di più a questo argomento, che sono i cani, che purtroppo al giorno d'oggi nella nostra società sono ancora maltrattati troppo. Angelica, è una domanda di routine, penso che i nostri amici vogliono saperlo. Che cosa vuoi fare da grande? Quali sono i tuoi progetti? Allora, il mio progetto finale è avere una vita serenissima, normalissima e vivere con tanti cani in una bella villa col giardino. E per fare questo bisogna fare un bel po' di soldini. E per fare un bel po' di soldini mi piacerebbe comunque continuare questa via che ho già preso da quando sono piccola, perché io ho fatto teatro tantissimi anni prima di fare il Grande Fratello, ero un'attrice teatrale, adesso sembra invece che le cose siano cambiate un po', perché dopo che fai il Grande Fratello sei un po' etichettata come una di quelli del Grande Fratello ignorante e vuole diventare famosa e fare l'attrice. Invece io fortunatamente già lo ero, e purtroppo sono etichettata male adesso, però penso che con la grinta e la determinazione posso diventare qualcosa di più. Grazie, sono convinto che ce la farai. Un saluto per gli amici che ascolteranno questa nostra intervista, sia su Radio Catanzaro Centro che su Catanzaro Web TV. Un bacio a Radio Catanzaro Centro e a Web TV. Ciao. Grazie, gentilissimo. Grazie a te. Mi trovo con Eliana di Uomini e Donne, ex Uomini e Donne, che ci parlerà di questa sua esperienza proprio di questa trasmissione televisiva molto conosciuta.
Allora, vabbè, è stata un'esperienza che non rinnego, anzi è stata una bellissima esperienza di 8 mesi, anzi è durata anche troppo perché di solito un trono dura 4 mesi, invece a me è durato il doppio, non so le motivazioni. E mi ha portato comunque una bellissima, cioè nel senso è stata una bellissima esperienza e mi ha portato anche un po' di ricchezza all'interno perché sono piaciuta molto alle persone, specialmente alle donne, non so per quale motivo, forse perché si sono viste in me o comunque hanno riconosciuto a me la ragazza di oggi, e quindi è stata una cosa molto bella anche per quello. Positiva più che altro perché è bello essere apprezzati dalla gente. Ecco. E poi dopo questa trasmissione che cos'è accaduto nella tua vita? Ecco, ce ne vuoi parlare? Ci spieghi un po'? Sì, vabbè, a parte comunque varie serate in giro per tutta l'Italia, varie pubblicità, anche insomma pubblicità sia su gossip sia su vari marchi come gioielli, vestiti, cose varie, e poi tra l'altro io mi sono messa adesso in società in un'agenzia di spettacolo e anch'io mi occupo di ospiti, quindi praticamente mi sono messa dietro, anche perché avendo avuto questa grande esperienza mi ha portato comunque un po' di ricchezza anche quello, e quindi posso comunque consigliare altre persone di fare questo mondo. Perché no, uomini e donne, visto che comunque lo so come funziona e tutto quanto. E di questi giornali di gossip che parlano di gossip, cosa ne pensi? Ma diciamo che un po' tutti li montano i gossip alla fine, perché io vabbè ho parlato di me, della mia vita, anche perché subito dopo mi sono fidanzata e sposata molto velocemente e quindi ho realizzato diciamo il sogno di una donna, ecco, quindi sulle interviste su per giù ho detto questo, poi della mia vita, del matrimonio e della mia felicità. Quindi con l'amore tutto a posto dal punto di vista sentimentale? Sì, va benissimo, e vabbè, io ho sempre creduto nell'amore proprio perché comunque sono stata sempre sognatrice, ho trovato la persona giusta e mi sono sposata 2 anni fa, quindi diciamo subito dopo il programma. Sogni nel cassetto, pensi di continuare nel mondo dello spettacolo? No, questo no. Preferisco vivermi la mia vita tranquillamente, e se posso dare dei consigli a delle persone ben venga, perché insomma avendo l'agenzia Icos Management insieme a un'altra mia carissima amica possiamo comunque dare dei grandi consigli, ecco. Un consiglio che daresti a chi vuole diventare famoso almeno per 15 minuti, come diceva Guarolo? Un consiglio è che è bello comunque tenere sempre la testa sulle spalle, mai montarsi, perché alla fine non si è mai nessuno. Se vuoi diventare qualcuno devi studiare tanto. Lo studio è importante poi alla fine. Cioè se vuoi diventare attrice o comunque fare qualcosa nel mondo televisivo è sempre meglio imparare prima di affrontare questo discorso. Come ambizioni in genere, vabbè, hai già detto parecchio, però dovendo scegliere tra cinema e televisione, cosa sceglieresti? Beh, il cinema ti porta più su di livello, la televisione bene o male ci stai, però poi dopo un po', se non continui, finisce lì. Invece il cinema comunque se diventi una persona, insomma, un'attrice, voglio dire, continui ad andare avanti nel mondo dello spettacolo ancora di più. Grazie, sei stata gentilissima. Grazie. Un bacio, ciao. Volevo comunque ringraziare la gioielleria Megna perché comunque ha ospitato noi e ogni volta comunque ospita tantissimi grandi personaggi, e quindi per me è una degna gioielleria. Grazie a tutti.